Che le ci dicono proprio dalla regia, assieme a Lucio Sacchetti, accompagnato anche da Davide De Palma, finalista olimpionico a Londra per quanto riguarda le Paralimpiadi di Londra, e quindi sta accompagnando Lucio Sacchetti per questa, per la gara dei 30 km, come abbiamo detto, in calzatura per chi corre. Brave ragazze, brave ragazze, dai che siamo alla fine. È data al comando. Vi volevo chiedere come è andata, insomma, un grande sforzo, immagino. Come ti chiami? Lucia. È stata allora bellissima, percorso stupendo, fatica ma bello, grande soddisfazione. Tutto, come ti chiami? Ma mi chiamo Marika, e quando si fa in compagnia è sempre bello correre, certo. Tu o lei? Viviana. Viviana è sempre bella, sempre fatte la quarta, quinta, però è sempre bella, è sempre una bella corsa. Avete trovato difficoltà nel percorso, qualche difficoltà particolare? No. Lineare, bello, molto piacevole. Lei, una battuta? Sì, io sono Donatella, è la quarta volta che faccio la maratonella di Campalto, è sempre bella, bello il percorso, ben organizzato, Mestinere numero uno. Ah, bene, quindi glielo comunicheremo. Senz'altro, numero uno, sì. Uno. Sempre bravo a organizzare. Sì. Bene, grazie, allora, e buona giornata. Grazie. Ciao. Tanto un amore che hanno i cittadini per il proprio territorio. Però negli ultimi anni va detto che questa manifestazione attira molta gente anche dai comuni limitrofi e molta gente anche di altre nazionalità. Quindi è una manifestazione che viene fatta in un territorio come il nostro, per chi ama il territorio, per chi viene da fuori e può amare anche da fuori il nostro territorio. Che vi aspetta per una prova. E qui con noi abbiamo anche il presidente della municipalità, Marco Bellatto. Innanzitutto grazie, e le chiedo, una manifestazione molto grande, molto sentita qui nell'interveneziano, Campalto, Favaro Veneto, eccetera. Sì, è una manifestazione molto sentita, una gara che è nata quasi per gioco ma adesso è diventata una tradizione all'interno del nostro territorio e di cui sicuramente noi della municipalità andiamo fieri, quindi un grazie di cuore all'associazione Maratonella. La corsa è arrivata all'ottava edizione e sta diventando una realtà sempre più importante che raduna atleti anche dall'estero, quindi è una manifestazione che attira sia i nostri cittadini che delle persone che arrivano dai comuni limitrofi e da altre nazioni. E ci fa apprezzare le bellezze del nostro territorio, si chiama la maratona dei tre parchi, delle tre torri e dei tre ponti, e consente di apprezzare appunto le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, quindi chi corre ha anche la possibilità di apprezzare il territorio, per dire la Gronda Lagunare, piuttosto del Bosco di Mestre, il Parco di San Giuliano, delle realtà verdi che nonostante negli anni ci siano state un proliferare di strade, di case e via dicendo, continuano a rimanere e devono essere apprezzate da tutti. Grazie. Grazie a voi e bocca al lupo a tutti i runners. Bene, a fine manifestazione abbiamo incontrato Simone Mestrinelle. Dunque, com'è andato? Un breve resoconto. Allora, intanto grazie di essere qui presente. Niente, era una gran soddisfazione, più che altro primo per il tempo, perché gli ultimi 4 anni sono stati un po' avversi. Abbiamo raggiunto quest'anno fortunatamente le fatidiche 2000 persone, quindi insomma gran soddisfazione, e anche dal punto degli atleti siamo un po' ingranditi anche con il ristoro finale, pasta party, cioè c'è di tutto quest'anno. E abbiamo avuto anche una buona collaborazione con la scuola, quindi come potete vedere sono dei ragazzi delle medie che ci stanno aiutando in uno dei campi e settori più importanti, che è il deposito sacche, quindi sicuramente un ringraziamento alla scuola Gramsci, alla sua dirigente che ci ha dato una mano. Per quanto riguarda il resto, sicuramente da domani ricomincerà un nuovo lavoro per la prossima edizione e quindi sicuramente ci saranno delle buone novità anche per il prossimo anno che sono già in cantiere. Comunque felicissimi e speriamo che si concluda al meglio sicuramente anche questa ottava edizione. Grazie.
Ma in ultima domanda, così proprio un secondo, le prossime prospettive su questo territorio? Allora, sicuramente la prospettiva nostra è far conoscere l'entroterra veneziano, cosa che tanti cittadini che abitano qua anche a due passi purtroppo non conoscono ancora, soprattutto di gente anche di Campalto, pensate, che non sapeva che a neanche 500 metri c'era la Laguna di Venezia, quindi magari turisti, nuovi cittadini che sono venuti da fuori, insomma, quindi sicuramente è un'occasione per stare sana, per stare assieme in sinergia e sport chiaramente, per far conoscere il territorio e ai figli anche, perché comunque a Family Run ovviamente diamo possibilità a tutti di partecipare, di camminare anche sulla gronda lagunare, che sicuramente è un panorama meraviglioso, insomma, che tutti ci invidiano. Poi è interessante anche la presenza delle guardie zoofile che controllano il territorio, se ci sono versamenti, se c'è qualche forma di inquinamento, quindi ecco, una tutela anche per il cittadino, non da poco. Assolutamente sì, infatti ringrazio i Rangers e tra l'altro il coordinatore regionale Marco Nogarin, che insomma è sempre stato disponibile e da quest'anno, già presente l'anno scorso, ma quest'anno sono responsabili di tutta la sicurezza della partenza arrivo, oltre a che a dare una mano appunto a livello di zoologico, ittico eccetera, per quanto riguarda le problematiche che il nostro territorio purtroppo ha causato da gente incivile, insomma, che purtroppo non segue le regole, quindi grazie a loro, perché anche perché sono volontari, tengo a sottolineare, e quindi non percepiscono assolutamente nessun stipendio, quindi persone veramente buone e di buon cuore. Grazie Simone, buon lavoro. Grazie mille a voi, grazie.